dichiara alla fine una parte di questa forma giudice di un colpevole dei reati scritti, lo condanna alla pena del caso, condanna l'imputato al pagamento in favore della parte civile all'ASDA a un figlio minorenne dell'ultimo dell'imputato in una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 300.000 euro. La Corte d'Assise del Tribunale di Pesaro ha condannato l'ergastolo Mustafa Al-Ashri, 43enne egiziano ritenuto colpevole in primo grado dell'omicidio della moglie Anastasia, uccisa con 29 coltellate nel novembre 2022 a Fano. L'uomo è stato condannato per omicidio volontario, aggravato dal contesto di maltrattamenti e dall'averlo commesso contro il coniuge. È stato poi riconosciuto colpevole dai giudici per l'occultamento di cadavere e per non aver provveduto agli obblighi di mantenimento del figlio. La sentenza è arrivata oggi nel primo pomeriggio, dopo una camera di consiglio di 5 ore. Non sono state concesse le attenuanti e su questo si è detto perplesso l'avvocato dell'imputato. Mi lascia perplesso perché innanzitutto ritengo, però va letta la sentenza, ecco, va letta la sentenza perché bisogna capire come, se da una parte non è stata riconosciuta una seminfermità mentale, quindi, o meglio, elementi per poter chiedere una perizia sul mio assistito. Allora poi mi devono spiegare il movente per cui il mio assistito all'improvviso abbia ferrato un numero inconsistente di fendenti alla moglie, per cui cioè, o lui è pazzo e all'improvviso ha preso un coltello e ha iniziato a coltellare la moglie, oppure c'è stato qualcosa, quindi una, quantomeno una provocazione o uno stato d'ira che allora giustifica l'attenuante che è stata richiesta e che invece non è stata riconosciuta. Respinta dalla Corte d'Assise la richiesta di isolamento di 1 per 3 mesi. Il 43enne egiziano però è stato privato della podestà genitoriale. Disposto inoltre un risarcimento di 300.000 euro verso il figlio minorenne, attualmente in Ucraina dai nonni. Mustafa Al-Ashri, oggi presente in aula a Pesaro, ha accolto la sentenza in silenzio, poi ha accusato un mancamento e, sofferente in volto, ha abbandonato il tribunale scortato dagli agenti della polizia penitenziaria di Villa Fastigi. La difesa di Al-Ashri, l'avvocato Ciro Giordano del Foro di Milano, ha già annunciato il ricorso in appello. Una persona che successivamente al suo arresto ha fatto rinvenire il corpo della moglie, e questo ci ha detto anche il maresciallo, che senza il suo aiuto forse non sarebbero stati capaci di trovarlo. Ha reso un'ampia dichiarazione circa quanto accaduto. C'è stato un comportamento processuale anche da parte mio, dove il processo veramente è stato in un certo qual modo calibrato esclusivamente senza alcun tipo di perdita di tempo oppure di razionamento, che sono tutti elementi, è incensurato, ha una condotta comunque, è stato collaborativo fin dal primo momento. Il risarcimento non ci soddisfa, la sentenza però è giusta, quindi per noi è stata fatta giustizia. Chiaramente non possiamo dirci felici perché questo non restituirà la mamma al piccolo Adam. Se avete sentito, è stato anche sollevato dalla potestà genitoriale, quindi diciamo è una sentenza giusta ma anche molto forte. E, insomma, ci aspettavamo questo, ecco. Il peso specifico di questa sentenza sta qui nell'assenza di attenuanti, del riconoscimento di attenuanti, però le sentenze non si commentano, si accettano. Secondo noi una sentenza giusta è quella che è emersa dall'istruttoria dibattimentale, dalla discussione, per cui è difficile uscire dal perimetro che dà la sentenza. Certo, è una sentenza dura da digerire per chi la subisce. Noi dall'altra parte ci troviamo però all'emersione di un fatto imprescindibile. Qui c'è un reato efferato che ha portato via una mamma, una figlia e probabilmente una moglie. Quindi è difficile uscire dal perimetro che ha segnato la sentenza, seppur duro, però da accettare.